Buongiorno, buongiorno. Fuori direi che è stupendo. Ho già controllato, non c'è vento, ci sono 5 gradi e io ho messo subito. Yeah! Buongiorno. Classiche operazioni mattutine che fanno tutti. Bonjour, bonjour, bonjour. Vediamo com'è la temperatura. Ebbene sì, sono vestito come un palombaro perché la partenza è in discesa, ma sicuramente mi dovrò togliere subito qualche strato. Ultimo passaggio davanti alla vineria, che ovviamente è chiusa, anzi oggi è giorno di riposo veramente. Ecco, vedete, per chi vuole venire in vineria, mercoledì e giovedì è chiuso, mi raccomando. Boh, oggi, vista la giornata di ieri, sono pronto a tutto. Comunque fa veramente freschino, stamattina c'erano 5 gradi quando mi sono svegliato, ma ovviamente scalderà poi durante il giorno. In ogni caso io mi sono vestito, stravestito, ho messo tutto gilet, mantellina, maglia Gore-Tex, così mi faccio la discesina adesso. Devo dire che dopo che l'anno scorso ho viaggiato in Nord Europa, quando qua faceva già caldo e ho trovato lì comunque un clima decisamente fresco, non avevo mai viaggiato col fresco e vi dirò che non mi dispiace. Non deve essere troppo freddo, però ha il suo perché. Comunque sento che la catena non è un granché perché probabilmente è piena di terra e quindi magari mi fermo e gli do un'oliata. Comunque guardate dove sono. Fine sera lunga d'alba. E buongiorno, 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 buongiorno mondo. Vediamo come va sta catena. È meglio, eh. Comunque adesso mi dirigo verso Rodino. Qua, come vedo, ci sono tutte le indicazioni bar to bar. Qualche punto panoramico, comunque è incredibile, è passato un furgone in un'ora che è questo qua. Comunque, riguardo all'accaduto di ieri, che sono passato praticamente dentro casa di quello lì, ed è stato gentilissimo comunque. Le mie amiche mi hanno detto che qua capita sovente, cioè lo sanno, diciamo un luogo abbastanza bike friendly. Poi, se ci sono turisti, non lo so come si comportano, ma anche le macchine. Mi dicevano dei ciclisti ieri sera in vineria che tendenzialmente lo sanno perché c'è stata proprio un'invasione qua, soprattutto bici elettriche, hanno aperto anche luoghi dove le affittano e quindi insomma sono abituati a stare distanti dalle bici, eccetera, eccetera. Siamo appena entrati nell'abitato di Roddino. Beh, abitato Guido, dove lo vedi? Eccolo qua, l'abitato. Eccolo, questo qua è l'abitato. Scherzo, ovviamente. Mamma mia, sono un terzo di questa salita, mi sto sciogliendo. Strano che mi sono vestito tanto, di solito non capito mai. Facciamo a pezzi. Per stasera arrivo in mutande. Quando cicloviaggio, questo è il momento della giornata che adoro perché la luce, il silenzio, si sente proprio che tutto si sta risvegliando. È pazzesco, c'è un silenzio, una pace. E c'è anche GLS. Ecco qua.
Roddino, beh, dobbiamo ancora arrivarci, Ho cantato vittoria troppo in fretta. Comunque la direzione è quella, passiamo anche da Bossolasco che è bellissima, anche lì la ricordo per una gara, però siccome c'era l'arrivo almeno mi ricordo qualcosa in più. Comunque questa è la traccia che sto facendo, 123 km, però poi ci sono le due varianti. Comunque questa qua è la traccia, A itinerario generale c'è scritto. Loro la danno per MTB. Poi per quelli che io in gravel faccio le stesse cose che faccio in mountain bike, va bene anche la gravel. Madonna ragazzi, vedere ste robe in Italia mi sembra fantascienza. La pompa, i cacciaviti, ma roba seria. Tutto questo nell'abitato di Roddino. Questa è una panchina gigante, ma non gigantissima. Qui abbiamo un pratico tavolo pubblico. Che carino. Niente, visto che però anche qua non c'è un bar, ecco l'unica cosa. Questo problema della bar to bar, che non ci sono i bar, mi sta affliggendo. No, volevo dirvi, io ovviamente faccio un tour ciclistico, sono un ciclista. Per chi viene a visitare, ovvio, qua è pieno di borghi fantastici, riferimenti storici, eccetera, eccetera. Ovviamente non conosco niente, quindi che volete che vi dico a fare? Però ammetto che sto saltando tutta quella parte lì, che per chi vuole si ferma, visita, lascia la bici fuori, tanto sono posti tranquilli. Se hanno fatto una stazione così di ricarica pubblica, vuol dire che è molto tranquillo, nessuno tocca niente. Mangio e faccio la discesa. Houston, siamo tornati sul gravel. Ha toccato la borsa. Magari c'è il bikepacking un po' molle. Per darvi un po' idea dei tempi, tenete conto che io ieri con deviazioni, mi sono perso, portage, tutto, effettive, ho fatto un 5 ore. Oggi dovrebbe essere più o meno uguale, poi io non faccio testo quanto ci metto in totale perché, pensate, ieri non ho mangiato, ma alla fine sono stato in giro 7 ore. Ma perché mi fermo, faccio la ripresa, scatto la foto e quindi impiego molto più tempo. Ah, giusto, qualcuno si chiederà: ma quanti chilometri hai fatto ieri? Beh, siccome appunto dicevo che ho diviso il tracciato in due, ho fatto 70 e qualcosa chilometri con 1747 di dislivello. Però per quelli fissati con l'allenamento, no? Cioè, per dirvi, adesso sono al 7%, salgo a 600 di VAM, 132-133 battiti, che per me, per la mia età, il mio allenamento è proprio zona 1, cioè no, zona 1 no, zona 2. Ecco, cioè fare un ritmo così in salita significa che faccio tutto il giro praticamente, non dico in defaticamento perché in alcuni tratti devi spingere, si rampa, però solo in quei tratti lì non riesci ad affaticarti. Stiamo arrivando nel comune di Cissone. Siamo a circa 680 metri sul livello del mare. Una leggera brezza ci accompagna. Ma direi oggi comunque più caldo di ieri, Dio, non passa nessuno, che bello. Poi ci sono ste nuvole che disegnano sui prati, sui vigneti più che altro. Le ombre, ed è fighissimo.
Via, 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 via. Madonna, un minuto fermo qua, beh, anche qualcosina in più, a far decollare il drone, un po' d'ombra, un po' di venticello, mamma mia. Ho tolto un attimo la modalità cicloturistica perché così mi scaldo, mannaggia, se così devo mettere la mantella. Ricordo che Bossolasco era uno dei punti più alti, se non l'abitato più alto. Ci sono dei punti dove si passa con la bici più in alto, ma forse come Borgo è quello più alto. Non vorrei dire una cavolata, ma io ricordo così. Non so, sto facendo un fuori programma. Tra l'altro qua sarebbe anche una buona tappa per il mare. 60 km a Savona, due biciclette in mezzo qua. Tolgo gilet e metto mantellina. Camera. Sì, sì. Oh, che cagnone, neanche ti avevo visto. Ah, sì, sì, sì. È proprio questa la parte centrale. E qui c'è l'angelo dell'Alta Langa. Secondo me di qua non si va da nessuna parte. Attenzione, attenzione. Si poteva andare anche giù di qua, ma mi è detto che ho sbagliato. E secondo me, infatti c'è dello sterrato. Ma noi ci sentiamo adventure e quindi lo facciamo. Peggio, sta per arrivare il tratto di Portage, già me lo sento. E qui effettivamente se piove, sì, chissà come diventa. Ci sono due cavalli che mi guardano. Veicoli, motori, strada privata. Ecco, e subito mi fa andare su strada privata. Madonna, cosa fanno questi cavalli? Mi seguono. Cioè, ragazzi, ma dove cavolo sono? Bene, anche oggi vedo che continuo a uscire a casa della gente. Devo dire che questa traccia non annoia, eh? Quando meno te lo aspetti, zac! Poi c'è da dire anche un'altra cosa, che oggi, cioè, veramente, ma di strada con macchine avrò fatto niente. Anche perché le poche strade con macchine, dove dovevano esserci macchine? Macchine non ce n'erano. In tutti i casi ho fatto molte più strade così, secondarie. Eccolo qua il luogo fenogliano. Tanan!
Abbiamo sempre tutto bike friendly, portabici. Vedi, vedi, vedi. Abbiamo i libri per chi vuole leggere. Va bene. One second later. Momento storico terminato. Direzione Niella Belbo. Salita molto regolare fino adesso. Giusto proprio qualche dentino. Molto molto bene. Guardate queste curve, sono incredibili perché si apre e sembra che da sotto vedi l'infinito. Infatti bar è chiuso, ma anche il ristorante proprio. Ah, ma secondo me ecco perché è tutto chiuso, perché siamo fuori stagione. Dai, io però Guido, datti una svegliata. Ma ovunque ci sono sti robi qua. Ricarica. Ma fantastico. Tappa feisoio Niella Belbo. Con la mappa. Fuori programma. Qua abbiamo un box fatto di matite. Belle ste sculture. Allora, prima ho visto una pecorella col figlio, poi ho visto un angelo bossolasco. Adesso questi qua sono degli uomini fatti a ruota. Madonna che vento, ragazzi. Miseria, che vento, che freddo quando ti fermi. Mamma mia. E che? Avevo detto che non mi dispiaceva col fresco. Mi rimangio quello che ho detto, eh. Ho cambiato idea. Si riparte, eh. C'è una lingua d'asfalto. Oggi ragazzi è sconvolgente il tracciato. È stupendo. Brrr, brrr. Località Castellari. Straordinario. Oggi ho fatto tantissimo dislivello nella prima metà, perché adesso ho appena superato metà percorso, però ho già fatto tipo 1000 metri di dislivello. Infatti ho visto rimangono due salite con pendenze ridicole. Poi c'è sempre qualche omaggio della traccia, però siamo il buono, siamo il buono. Pompa, stazione di ricarica, ma pazzesco. Comunque sti toboga sono divertentissimi. Sì, comunque è un po' semi gravel. I più attenti avranno notato che rispetto all'anno scorso mancano due cose. Vabbè, la prima è la cassa che di solito porto, Bluetooth. Non l'ho portata perché quando faccio le riprese è abbastanza inutile, nel senso che poi se ascolto la musica ogni volta devo mettere in pausa,
se no poi c'è il problema del copyright, eccetera, eccetera. Quindi potevo portarla e la porterò in un prossimo viaggio, per poi la sera, magari, ecco, quando viaggio da solo mi fa compagnia, mi ascolto la musica in stanza, ma non ne valeva la pena, perché andando lì in vineria ovviamente sapevo che sarei rimasto con le mie amiche a chiacchierare la sera, quindi andava bene così. Seconda cosa che manca molto importante è il mio papero Oliver, che è anche il mio campanello. Infatti devo assolutamente trovare una soluzione, e non l'ho messo perché tutti i video dell'anno scorso avevano sto ronzio di sottofondo delle eliche sopra, che c'è sopra la testa, che girano, e quindi niente, ho dovuto optare per toglierlo. Lo monto senza le eliche, ne compro un altro, non lo so. Ma torniamo a noi. MTB, Castino, madonna, forte sta traccia, cioè praticamente ogni tanto mi compare la statale e poi mi ributto sulla strada secondaria. Comunque, traendo le conclusioni, visto che è finita questa salita, poi me ne manca ancora una e credo un 25 km all'arrivo. Comunque inizio a trarre le conclusioni. Questo secondo me è un tracciato che, se te lo vuoi godere, devi venire in gravel. In mountain bike, come c'è indicato in tanti posti, secondo me è superfluo, perché avendo tanti tratti lunghi, asfaltati, strade secondarie eccetera, fatichi solo di più. Poi se uno ha la mountain bike, magari posso consigliargli di mettere delle gomme scorrevoli. Diciamo che la morte sua è la gravel di sto tracciato. Comunque, i segni del tracciato continuo a vederli, non so come sia possibile, comunque sono sempre stato in traccia oggi. Madonna, c'erano dei caprioli, io mi spaventavo da un lato e loro si spaventavano dall'altro. E no Guido, no, è proprio quella roba lì che solo a guardarla ti viene male, è proprio questa, Guido. E infatti c'è sto Castino, si fa bella tosta, bella incazzata, ripida e via. Ci siamo, guardate qua. Comunque ogni volta che ti giri, cioè, io non lo so, ma sto giro è veramente bello. Io ma l'ho sottovalutato, ma proprio alla grande. Cioè ero proprio convinto, ho detto ma sì, sono le solite zone, ci vado sempre. Però cambia un po' tra farla così e farla con la testa nel Garmin, con la bici da corsa. Insomma, cambia. Comunque qua non mi dispiace il portage, guardate qua come è messa. E come vedete, questo è il classico tratto, io con la gravel faccio quello che fai tu in mountain bike. Mizzica qua di nuovo, Guido. Queste sono omaggio. Strada chiusa al traffico. Per tutta l'ambientale. Vedete che ci sono tutti i segni sugli alberi. Il cicloviaggio è, c'è una roba che ci mette un po' a entrarti dentro. Devi prendere il ritmo, devi prendere fiducia. Io troppa fiducia non ce l'ho, effettivamente. No, molto ben indicato. Allora abbiamo roccia centrale, contropendenza, ripido, nient'altro. Questi qua sono simili a quelli che mi seguivano prima. Oggi ragazzi la traccia superlativa, superlativa.
dove lo vede il sentiero qua? No, no, non è questo qua. Ragazzi, ma sto tracciato. Allora, si. Vabbè, sono proprio un pirla. Allora, un pratico consiglio: quando scendete dalla bici e siete in contropendenza, dovete scendere a monte, non a valle come ho fatto io adesso, e poi cadete. Perfetto, 100%, neanche approfittato per cambiare la batteria alla GoPro. Sì. Comunque siamo a Castino e niente, ho saltato il pezzo dentro di Pavé. Ma è una gioia. Potevo farvelo vedere. Comunque Castino è stato, diciamo, protagonista di uno dei miei primi cicloviaggi, perché ero venuto con la Tour de Fer, che è una bici che pesa 16 kg di tutti i bagagli. Arrivavo tipo a 35 kg e il navigatore, avevo il Tom, allora ci fece passare, mi sa, eccola, la facciamo adesso, pazzesco, però la facciamo in discesa, ci fece passare di qua. Il problema è di questa strada, che ha una pendenza senza senso, veramente veramente esagerata. No, forse non ce la fa a fare tutta, non lo so, adesso vediamo. No, no, ce la fa a fare, è proprio questa, c'è una roba che farla in salita in alcuni tratti veramente sopra il 20%, quindi improponibile con quelle bici lì, veramente. Cioè, io poi l'ho fatta, però ammazza, cioè veramente devi dare tutto. E già era proprio questa. Infatti il proprietario del bed and breakfast, perché abbiamo dormito qua in bed and breakfast, ci aveva detto che questa qua è proprio la salita dei campioni, la chiamano. Ah, poi c'era un piccolo dettaglio, era notte, perché praticamente siamo partiti quando io sono uscito da lavoro nel primo pomeriggio e siamo arrivati qua di notte. Direzione Neviglie. Ormai siamo al buio. Ragazzi, oramai al buio, ma è fighissimo. Siamo in mezzo alle langhe, in mezzo alle vigne. Fanali, c'è nessuno. Cioè, qua sono in discesa e diventa ancora discesa. So che la GoPro schiaccia tutto, ma si vede di giorno è meglio, eh. Altamente consigliata. Allora, MTB Sambovo. Qui vedo già che il tracciato dà appunto la possibilità della strada principale, sempre strada secondaria, asfaltata, e poi dall'opzione hard, cioè almeno io intuisco hard, visto che oramai funziona così. Questa salita nel primo tratto c'ha il suo perché. Primo pezzo su asfalto, incazzatissimo. Ora, se girassi di qua a sinistra, farei, credo, asfalto Sambovo. No, no, ti devi spogliare, Guido, cioè non si può fare una roba così con la mantellina. Allora, approfitto dell'ingresso su sterrato per togliermi la mantella, anche perché adesso mi dà un tratto rosso corsa, non rosso corsa, rosso incandescente. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ah, nel senso che dovrei salire su di qua. Madonna, madonna, madonna. Ma su di qua veramente? One eternity later. No, dai, Guido, non è possibile che sia di qua. Siamo in mezzo al niente. Allora, ragazzi, quella è strada privata. E dove cavolo devo andare? Cioè, a meno che vedi che sei proprio un pirla, Guido. Cioè, ma perché ti sei buttato giù di qua? Guarda, ci sono pure 800 frecce bianche per terra. Ma comunque mi sono fatto ingannare, eh. Cioè, mi sono fatto ingannare dal fatto che il navigatore diceva strada sterrata. Comunque abbiamo fatto punta al 19%, frecce bianche che indicano di qua, a prova di Guido, ma Guido riesce a sbagliare lo stesso.
Ma non era finito il tratto brutto? Oh madonna santa. Qua è lunga, eh. Qui guido anche se scendi, ti voglio bene lo stesso. Mamma mia, qui no, dai. È brutto qui. 3, 2, 1, via. Non lo so, abbiamo superato il pezzo più brutto. Frega niente, io mi mangio la barretta anche se dopo c'è il 30% di pendenza. Qua è mountain bike, tanta roba. Io qui non mi spacco. Ora la salita è diventata molto più regolare, non so veramente dove passare, è di male in peggio Guido. Questa va guidata proprio a schivare i pericoli. No. Non riuscivo anche a guardare il Garmin. Impegnativo, impegnativo. Qua effettivamente più da male. Che canalone. Ai, Guido. Si arriva anche dall'altra strada, però è molto più lungo. Questo, ragazzi, è veramente dura, perché poi con i pedali battete ai lati è molto stretto. Non so cosa si vede dalla GoPro. Ma poi lì vedo un gradino. Spingo da 150 metri. Potrei anche risalire qui in questi tratti, però forse adesso ci siamo. Sì, in ogni caso è sempre molto tecnico, molto guidato. E niente, ogni tanto quando è così devo scendere. Qua mi dice 200 metri alla fine di questa strada. Ecco, se quando ho detto lì su non si vedeva, intendevo questa roba qui. Porca miseria, oh. Waka waka. Ah, però scendono in mountain bike da qua, eh. 80 metri mi dà ancora. Questo comunque è il tratto più lungo di Portage che ho fatto in tutto il giro. Tra l'altro oggi Portage pochissimo, ero convinto ce la fossimo scampata, ma... addirittura di H! Fai vedere qua un po', ammazza, vedi che roba, oh. Madonna ragazzi, guarda che roba, mamma mia, qua va giù secca, eh. Cioè praticamente sto salendo dove scendono con le bici da downhill, credo. Ora, questo non so se fa parte di quel sentiero, però adesso arriva qualcuno e mi trancia. Ultimo tratto fatto in sella. Se guardo sul Garmin mi dice nessuna salita rimanente. E questa qua che cos'è? Ma porca miseria. Ne vale la pena. Comunque questo circuito, questo tour, sicuramente non me lo aspettavo così bello. E se posso dare un consiglio a chi lo vuol venire a fare, non in ambito ci metto il meno possibile, se non siete mai stati in Piemonte, io lo farei anche in più di due giorni, in modo tale da fermarmi poi nei borghi a guardare e magari fare tre ore di bici, ma fare poi tutte le varie foto, escursioni, visitare i posti storici, eccetera eccetera. C'è una roba pazzesca, un silenzio pazzesco, se posso. Ma chissà come mai.
Dunque, allora abbiamo la traccia sentiero e la traccia asfalto. Ormai Guido sei lanciatissimo. Praticamente quando sono sullo sterrato diventa complicato, perché normalmente lo sguardo dovrebbe guardare la strada. Invece io guardo dove sto andando, la traccia, se la GoPro si è inclinata. Meno male che modero un po' la velocità, se no... Io, come vedete, la situazione sta degenerando. Madonna, che rampone! Ma questo qua lo facciamo, eh! Via! Anche oggi entriamo a casa di qualcuno. Tanto, come dicono le mie amiche, qua sono abituati. Un'altra cosa che ho notato passando in tutti i paesini eccetera, posti per dormire però ce ne sono tanti, bed and breakfast, pensioni eccetera. Volendo anche improvvisare, magari uno dice non so in quante tappe la faccio, parte, posti per dormire ce n'è. Dello spettacolo dopo il Big Bang. Ci siamo, Treiso. Sosta panorama offerta da Cicloturismo da Zero. Bene ragazzi, guardate dove sono, dove tutto è iniziato. E a questo punto ci facciamo un'ultima dronata. Mi raccomando ragazzi, se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo subito, così vedrete me impedito che faccio le mie esplorazioni in bicicletta. A volte credo che ho aperto un canale che si chiama Cicloturismo da Zero per far vedere me che parto da zero, così la gente vede quanto sono impedito e dice se ce la fa lui ce la posso fare anche io. Geniale, no? Bene, sul tracciato vi ho detto praticamente tutto mentre pedalavo, quindi mi godo ancora 10 minuti il panorama e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!